Ciao a tutti, benvenuti a Tuna Tonite. Con noi questa sera ci sono Matteo Pennesi, Luigi Monteanni di Arte Tetra, Babau, svariati altri progetti. Ciao. Ciao, com'è? Ciao. Questa sera abbiamo un bel po' di cosette da ascoltarci, abbiamo una playlist molto succosa che ci hanno portato questi due geniacci e vorrei cominciare ad introdurre un po' a tutto quello che bolle in pentola. Arte Tetra è un'etichetta e un collettivo che nasce nel 2014 circa, quando mi ero trasferito tra l'altro a Berlino per il fatidico anno a Berlino che tutti fanno, e abbiamo iniziato questo progetto per intanto far uscire finalmente la nostra musica, perché iniziavamo a avere un EP pronto come Babau, e poi per continuare tutta una serie di attività che non avremmo potuto fare perché non eravamo più insieme proprio geograficamente, e quindi siamo partiti, abbiamo fatto release per lo più in cassetta, ormai 30, di vari generi inesistenti, dai nomi spesso impronunciabili o pronunciati male, collettivi psichedelici, esterofili senza motivo, e quindi abbiamo perseguito, diciamo, questa versione post internet di esotismo, diciamo, fino a questo punto. Avete fatto un botto di release nel frattempo, no? C'è un botto di roba nel vostro Bandcamp. Sì, abbiamo fatto un sacco di cose diverse e siamo, credo, più o meno riusciti a tirare fuori sempre delle cose divertenti da ascoltare. Cioè, abbiamo comunque perseguito una certa idea di divertimento immaginario, immaginifico. Poi non so se Matteo ha qualcosa da dire riguardo le nostre release. Sì, sicuramente non avevamo un'idea precisa sin da subito su quello che volevamo fare e come volevamo farlo, quindi un po' l'idea dell'etichetta è cambiata in base anche agli ascolti e a quello che col tempo ci interessava sempre di più, quindi sicuramente è un esperimento, per ora è stato un esperimento figo da questo punto di vista. E quindi oggi c'è un'idea precisa oppure sentite ancora questo divenire come base, diciamo, del progetto? Mi auguro che non ci sia mai, in un certo senso, in modo tale da rendere tutto sempre un po' stimolante, non so, cioè comunque cioè, per quanto mi riguarda non c'è stata mai quella roba proprio di programmazione a tavolino su certe cose, e quindi, cioè, ogni stagione succede qualcosa di diverso in un certo senso. Diciamo, come primo pezzo c'ho Calta Vrigonia Praise ATL. Volete dire qualcosa prima di ascoltarlo? Vogliamo utilizzarlo come base di discussione poi? Beh, diciamo, Calta Vrigonia è un collettivo di musicisti di Macon, Georgia, che aveva trovato Matteo su Bandcamp, e niente, Macon a quanto pare è famosa per vari motivi, tra cui essere il posto dove è ambientato The Walking Dead, oltre che essere una delle nazioni pro-Trump che alla fine lo ha tradito, ma questa è un'altra storia sostanzialmente. Il disco è una cassetta divisa in due lati che sono due cose diverse, e questo viene da un lato più orientato tipo sull'hip hop e rimescolamenti di ritmi vari. Ok, allora Calta Vrigonia, Praise ATL. Bentornati a Tuna Tonite con Matteo e Luigi di Arte Tetra e Babau. Questo pezzo in particolare in realtà, non so per quale motivo, mi richiama un po' quel filone lo-fi beats to study to, tutte quelle cose così, però cioè, con un flow molto più, con una vibe molto più asse, quasi segmentato. Non so, era un po' l'impressione che mi aveva fatto la prima volta che l'avevo ascoltato. E in realtà, esatto, come diceva Luigi, sono due lati suonati quasi interamente, cioè le tracce sono venute fuori quasi dopo in realtà, e c'era stato inviato un primo lato e poi dopo c'è stato inviato il resto. È durata parecchio in realtà come uscita, ci abbiamo messo un bel po' a metterla su. Come vi occupate delle uscite che fate? Cioè tipo cosa significa fare uscire qualcosa con Arte Tetra? Beh, molte volte in realtà capita in modo quasi casuale, nel senso che magari ci scrivono e ci mandano delle demo. Noi ascoltiamo quasi tutte le demo che ci mandano, se non tutte, quindi alla fine nel numero arrivano anche le cose un sacco interessanti, quindi poi decidiamo di fare una tiratura che di solito è abbastanza classica, sulle 100 copie, e poi organizziamo la grafica, che di solito facciamo fare a amici, artisti che conosciamo, quando non la facciamo da soli, anche se capita molto poco per adesso, e poi facciamo fare le cassette e poi a volte le vendiamo. Altre volte invece magari ci cerchiamo noi progetti online, oppure sappiamo di cose che seguiamo da un po' di tempo che vorremmo invitare a collaborare, però anche lì secondo me alla fine andiamo abbastanza a braccio, a seconda delle cose che ci vengono in mente, delle cose che possiamo provare. Una cosa che mi preme chiedervi è come, diciamo, cosa ne pensate del mercato delle cassette, come vi trovate, da dove arrivano le risorse, nel senso qualsiasi cosa, perché secondo me è un mercato molto, appunto, esoterico, nel senso di nascosto, molto molto invitante. A me piace tantissimo, per esempio. È un mercato strano e sicuramente sta un po' fuori dalle logiche del mercato proprio discografico per un sacco di motivi. Uno su tutti, sembra che vive quasi senza bollini SIAE, ad esempio, cioè, sembra una cosa banale ma è già una cosa, e poi quindi cioè, l'utilizzo della cassetta diventa quasi più un modo per rendere concreto un lavoro, quando poi alla fine in un certo senso il valore principale che c'ha un lavoro e la fruizione è quello in digitale, quindi non facciamo una cassetta se, diciamo, da sola, ma c'è sempre il disco in digitale dietro, che è la cosa poi più importante in un certo senso, è quella che gira di più. Io da fan me le prendo come cimelio, nel senso me le apro, me le guardo, un po' come si fa anche col vinile, no? Però tutto un altro tipo di discorso, probabilmente. Sì, secondo me in realtà poi alla fine l'oggetto cassetta, diciamo il feticcio cassetta, risponde a un'altra serie di necessità logistiche, poi, se vogliamo, no? Cioè comunque è piccolo, idealmente sai un Walkman, che è la cosa più probabile da avere, se non sei proprio uno che dabba le cassette a caso, che fa delle uscite, è più probabile che tu abbia un Walkman preso a un qualche mercatino scrauso, e quindi idealmente c'è anche la possibilità di sentirsela subito la cassetta, addirittura quando le vai a cercare, no? E poi anche l'assemblaggio rispetto al CD e al vinile è molto più semplice nel rapporto con quello che viene fuori, perché comunque assemblarsi una cassetta, il prodotto che viene fuori può sembrare comunque abbastanza professionale, diciamo, se c'è gusto, anche se arrangiato. Invece già un vinile, un CD, booklet, bisogna ingegnarsi in maniere diverse. Invece la cassetta riesce a mantenere sempre un outfit molto classico, che sia una roba super cheap oppure una roba serigrafata, matta, con rilievi eccetera. Bellissima sta storia. A livello tecnico, allora, io non ho mai fatto niente per cassetta, ad esempio. Allora, proprio i miei due chance su questa cosa sono proprio a livello, cioè in maniera mega banale, sono un paio di secondi prima dell'inizio di silenzio, prima dell'inizio del lato, perché sennò c'è molta probabilità che venga tagliato, quindi prima cosa. E seconda è che il lato A, il primo lato, diciamo, tecnicamente dovrebbe essere sempre un po' più lungo del secondo, da evitare, cioè così almeno si evita quella parte di vuoto, di hiss inutile che c'è nel che devi avere, insomma, per avvolgere tutto il lato. In realtà però, per quanto riguarda la cassetta di Babau che abbiamo fatto, avevamo il lato A che era un po' più corto rispetto al lato B, se non sbaglio, e ci abbiamo inserito, diciamo, un interludio, chiamiamola una ghost track, subliminal verse, una pausa per andare a bere l'acqua minerale. Allora, Young DJ, Spirit's Moon, Rainbow Island Remix. spaziale. Eccoci tornati a Tuna Tonite. Ciao. Shout out to Picchiomania. Questo brano è una figata di Dio. Santo protettore. Cosa succede in questo brano? Chi suona? Cosa? What? Allora, il brano viene dalla cassetta di Young DJ, JavaScript. Lui è un producer newyorkese che ha fatto tutto un lavoro su dei vecchi sampler, se non erro, con dei suoni digitalissimi. Prima computer music, per emulare tutto uno scenario esotico, non tanto di un posto specifico eccetera, ma più dell'ambiente degli internet caffè degli anni 90, no? In America, quindi hipster, ma anche gente che avrebbe fatto la fortuna del mercato finanziario, tipo geni del computer, ma anche hippie, leftover di tutto il movimento 70 e 80, quindi una roba veramente divertente. Vedo Steve Jobs davanti a me mentre parlo. Ecco, magari lui non sta in un internet caffè, però magari ha scaricato, non so, pornografia illegale, qualcosa. Magari cercando di scaricare il nuovo disco di Aphex Twin e gli arrivava To Get Cup, so, dal futuro. E questo però è un remix di Rainbow Island / Marco Caizzi. Questo progetto che abbiamo, tra l'altro, abbiamo fatto anche uscire, di psichedelia e elettronica super digitale, super contemporanea, quindi ha fatto tipo sto remix dance neuro di una traccia di un DJ. Molto bello, ho gradito particolarmente la pazzia armonica, nel senso l'assenza di tonalità, che è una cosa che mi piace tantissimo. Allora, volevo anche chiacchierare con voi. Ricordiamo a chi ci sta guardando e si è connesso adesso che siamo qui con Luigi e Matteo di Arte Tetra, Babau e numerosi altri progetti. Arte Tetra è un'etichetta che produce musica in cassetta, per lo più musica cassetta del quinto mondo circa. Potete trovarli sul loro Bandcamp, che è artetetra.bandcamp.com, suppongo. Sì, corretto. Volevo anche un po', ecco, coinvolgervi come musicisti, diciamo, nel senso approfondire un po' chi sono questi due meravigliosi personaggi che abbiamo oggi in puntata. Secondo me possiamo cominciare a chiacchierare un po', poi ci ascoltiamo un altro pezzo che è di Ensemble Tikoro o Tikoro e Tikoro, giusto. Poi dopo ci andiamo a ascoltare un po' di musica vostra, quindi secondo me possiamo cominciare un po' a sciorinare. Carissimi, di cosa vi occupate personalmente, a livello artistico e musicale? Non solo, magari. Luigi, comincio da Luigi. Ok, da me. Allora, principalmente, vabbè, io ho studiato chitarra. Questo ovviamente è autopromozionale per Enrico, perché Enrico è stato il mio professore di chitarra e colui che mi ha iniziato a metà dei miei tragitti musicali. L'altra metà li ho trovati su internet, tipo. Fortuna l'internet. Quindi ho studiato chitarra. Fortuna internet. Ho studiato chitarra e poi ho cominciato anche a suonare i fiati. E recentemente sto anche, diciamo, armeggiando con il computer piano piano, però mi sono sempre, diciamo, dedicato a un certo punto in poi a appunto tutta questa idea di esotismo che ci può essere su internet, non tanto internet in sé, però internet come una piattaforma dove scambi cose pazzesche di altre culture, altre situazioni sociali e poi mischi tutto e fai un calderone. Quindi diciamo, se vogliamo, sotto il profilo di interessi sono abbastanza lì. Molto figo. E oltre, diciamo, il tuo percorso musicale, credo che ci sia un vago intreccio di quello professionale o quantomeno culturale. Corretto, io ho fatto antropologia, adesso ho fatto una ricerca su una performance in Indonesia, per la precisione a Java Est, a Bandung, che sostanzialmente ha di per sé una struttura di performance musicale lunga di 8 ore per celebrare le circoncisioni e una serie di altre cose, però avviene anche in un angolo di mondo dove il metal è particolarmente interessante, diciamo, e quindi si crea tutto un ambiente pazzo tra cose più tradizionali rilevante alla cultura locale e invece il metal, dall'altra parte la cultura pop, se vogliamo. E quindi poi sì, questo interesse si riflette anche un po' in alcune cose che piano piano abbiamo avuto la fortuna di poter far uscire e che faremo uscire. Entrambi avete anche suonato in alcuni progetti insieme, oltre appunto a Babau c'è stato anche Tetuan. Adesso così, from the top of my mind. Allora, adesso io manderei il prossimo pezzo, Ensemble Tikoro. Ascoltiamoci Ensemble Tikoro allora, e poi torniamo con Arte Tetra, Babau. Matteo Pennesi ci parlerà un po' del suo percorso personale. Ensemble Tikoro. Ditogean mangga ibu mangga. Ya dua deui urang teh hayu. Cacimen. Cacimen. Aku. Bentornati a Tuna Tonite con Arte Tetra, Babau, Luigi Monteanni e Matteo Pennesi. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di Ensemble Tikoro. Che splendore! Quanti suoni! Luigi può spiegare. Vai. Brevemente è un coro di vocalist metal che praticamente usa tutte le tecniche vocali del metal per fare delle delle operette, diciamo, delle canzoni con spartiti che sono trascritte da Robby Rusidana, che è il leader spirituale del gruppo, ed è un collettivo variabile che arriva fino a 20 individui. La canzone che abbiamo sentito, che finisce nella terza compilation Exotic Esoteric, è una canzone che parla, se non erro, di cadere in acqua, perché i sundanesi con questa roba Tig the Bog e tutte le sue varie declinazioni, che sono tipo una trentina, spiega tutti i modi, o almeno dice precisamente tutti i modi in cui puoi cadere. Fantastico. Diciamo che è un tema abbastanza importante a livello culturale, il cadere in acqua. C'è qualcosa dietro, o è una fantasia, secondo te? Beh, no, in realtà puoi cadere in un sacco di modi. Quello è uno dei modi in cui puoi cadere, sicuramente è uno dei più rovinosi. Almeno le persone che in Indonesia ho visto io cadere in acqua non erano spesso contente, diciamo così. Ok, e quindi alla fine c'è il ruttino, perché poi hai anche bevuto. Sì, quella era per rock birra. Esatto. Richiamo alla tradizione metal rock, sì, birra. Perché raga, alla fine famo roba sperimentale, però se ci chiamano al Beer Rock Festival comunque ci abbiamo sto pezzo qua che spacca. Di Bandung. Ciao Robby. Matteo, volevo insomma chiederti un po', io non ti vedo da una vita, quindi se ti va una vita, è vero, ci puoi ragguagliare un po' su cosa stai combinando, da dove arrivi anche e dove vai. Allora, negli ultimi anni sono stato a Milano, ormai sono 3 anni, sto andando verso il 4º anno a Milano, penso, e nel frattempo, vabbè, sono laureato in matematica, ma non penso che niente meno che abbia avuto così tanta influenza sul mio percorso artistico, direi per fortuna in un certo senso, perché comunque quello che mi interessa a livello artistico non è tutta quella parte, diciamo, più legata a quello che potrebbe essere propriamente appartenente al mondo della matematica, non so, vedo molti trend su queste robe, live coding, cose di questo tipo. Fortunatamente non mi hanno mai preso, ci ho provato, ma non è quello che mi interessa particolarmente. E alla fine un po' il discorso sull'esotismo è una cosa che mi sta molto a cuore, e poi principalmente ho finalmente capito che le composizioni in generale fatte in MIDI danno totalmente un altro valore al modo con cui uno fa musica, e sono contento di averlo scoperto adesso, quasi a 30 anni, che il MIDI è molto utile. Perché tu comunque effettivamente arrivi da un percorso classico, no? Arrivo a un percorso classico e con le band arrivo con un approccio molto legato a quella cosa che tipo fai le prove e poi registri, no? E poi tipo se qualcosa non va impazzisci, perché tipo ormai è andata. E invece questo, diciamo, quanto è vero, quanta verità in queste parole. Non so se il prossimo pezzo che ascoltiamo poi è un pezzo di Babau, mi sembra avevi detto così. Yes. Se no, beh, non c'è bisogno di cambiare la scaletta. E diciamo, con quest'ultimo disco siamo passati, diciamo, 98% MIDI. Non full, sì, MIDI. Dai, è un'ottima stima. Comunque ci sono dei campioni che non sono MIDI, però sono suonati in MIDI. Certo. Beh, questa può sembrare una roba banalissima, però in realtà da un punto di vista pratico per me è stata una scoperta, un'esplosione proprio di illuminismo digitale. Veramente una cosa che mi ha cambiato totalmente il modo di fare musica. Adesso possiamo dire siamo dei compositori. È legale dire che siamo dei compositori. E no, a parte il discorso MIDI, che però comunque è una cosa a cui tengo particolarmente. E certo, è una bella rivoluzione, soprattutto dopo che vieni da una vita delle spartiti, provare cose, suonare cose. È proprio quello, esatto, è proprio quello, perché cioè io comunque vengo da questo, perché ho studiato pianoforte al conservatorio per un sacco di anni. Poi mi sono ritrovato comunque a suonare con le band, registrare così in una maniera totalmente diversa. E cioè invece adesso, tipo, per motivi logistici, non c'è stata mai quella cosa che dici tipo prendi l'iniziativa perché pensi una cosa possa essere migliore, ma perché è l'unico modo per portarla avanti è tipo cioè utilizzare una soluzione diversa. In questo caso la soluzione era principalmente questa e ci siamo ritrovati, cioè mi sono ritrovato proprio con questo tipo di lavoro. Ho tantissime domande. Un ritorno al solfeggio, tipo. Un ritorno al solfeggio, esatto. Quando guardi la griglia che dici, ah vedi, allora è servito qualcosa solfeggio al conservatorio. Ho tante domande, ma prima giustamente vorrei ascoltare un pezzo, così poi ne parliamo, ok? Flubber TV Show, Babau. Ciao Flubber. bentornati a Tuna Tonite. Questo era Blubber TV Show dei Babau. Come nasce un brano come Blubber TV Show? Parlavamo di MIDI, parlavamo di un sacco di cose a livello musicale. Chi è Blubber TV Show? Allora, in generale, vabbè, questa qui in particolare avevo iniziato io a costruirla, però è indicativo di come abbiamo lavorato in generale alle cose e come stiamo lavorando, ossia si ammucchia quasi casualmente, no? Nel tempo, un tot di materiale su cui stai lavorando, dei bozzetti magari, e poi a un certo punto, quando metà bozzetti miei, metà bozzetti di Matteo vengono rincrociati attraverso ascolti, ce li passiamo, eccetera eccetera, abbiamo delle griglie già pronte di un brano che poi affiniamo progressivamente con le aggiunte che andiamo a fare. Noi tendiamo a essere in generale abbastanza bulimici, quindi poi nel bene e nel male abbiamo sempre un sacco di spazio per muoverci, o buttando tutto a un certo punto, tagliando boscaioli, roba, e se no facendo delle sessioni di editing continue, anche molto spezzate. Registriamo, poi ci fermiamo, buttiamo giù la take, ne facciamo un'altra, molto se vuoi iterativo, meccanico, però più suonato possibile subito e poi arrangiamento dopo, progressivo. Lo trovo un metodo molto creativo e divertente. Io mi ricordo che la prima volta che sentii qualcuno che faceva così erano i Bomb Funk MC nel 90 qualcosa. Rock Microphone era nata così, loro abitavano lontano e si passavano i pezzi fino a che non diventavano delle mine atomiche. Poi è uscito uno solo, però però che pezzo è? Che pezzo, ancora ce l'ho ascoltato, la fissetta del 2019, penso. Ecco, shout out to Matteo Pennesi per averci iniziato tutti alla fissetta di Bon Funk MC. Dopo di questo c'è anche è una vergogna, perché poi tipo a fine anno ti arriva tipo su Spotify, no? la classifica delle tracce più ascoltate, ti rendi conto che ascolti solo sta monnezza, e quello è un problema. Però, io non la pezzi guardo più. Pezzi bellissimi, però tipo dici boh, vabbè, dedico la mia vita alla musica, e poi il pezzo più ascoltato è Freestyler, no? Cioè, Freestyler. Io c'ho quello Drinking in LA, tipo della roba, capito, che diceva ma no. Drinking in LA, mentre l'ascolti ti fa sentire una merda, perché dice cosa sto facendo io che sto bevendo a 26 anni. Io 26 anni l'ho passato tipo, non lo so, 9 anni fa. Ascolti e dici madonna, c'hai ragione. E dopo di questo c'è Chunk Food, ma prima di presentarla, ecco, volevo un po' chiacchierare con voi, oltre diciamo del punto di vista compositivo. Io ho ascoltato la versione live di questo disco, si trova online, diciamo è reperibile, l'avete rilasciata oppure è una chicca nascosta da qualche parte? Beh, il bello delle cassette è che la versione live è in cassetta, e quindi il bootleg, quindi praticamente su Bandcamp trovi le tracce separate nella cassetta, dato un po' anche la tipologia d'ascolto. In realtà una cosa anche interessante della cassetta è che c'è un ascolto, ti obbliga a un ascolto lineare proprio, cioè non skippi. Non puoi skippare nelle cassette. Anche perché skippare è la cosa più fastidiosa del mondo su una cassetta. Cioè stai continuamente... esatto, è più fastidioso farlo che provarci. E quindi la versione live poi sta solo in cassetta, che è principalmente la versione, cioè più o meno la stessa, con delle risate stock o degli applausi stock per l'occasione inseriti tra un pezzo e l'altro. Ci piace pensare a questo live, l'avevamo preparato per Saturnalia, che sarà svolto online su una versione alternativa di Minecraft, però ci piace pensare a questo pezzo un po' come Babau live all'Arena di Verona, feat Adam Sandler, quindi ogni tanto ridi, ogni tanto la folla è venuta per te, tipo un po' estetica dei mega concerti prog, però in realtà è tipo cabaret metafisico, non si capisce un cazzo. Sì, sì, su questo sono d'accordissimo. Effettivamente un attimo sono stati dei momenti in cui c'era un delirio bellissimo. Su che, diciamo, abbiamo parlato di MIDI prima, di computer music, quindi abbiamo anche parlato sia del pianoforte che degli strumenti. Qual è il vostro strumento, diciamo, se ne avete uno solo? Qual è il software che utilizzate, diciamo, per la scrittura di questi brani, la produzione? Allora, per quanto riguarda i miei suoni, principalmente tipo lo strumento principale e questo, boh, ormai è un trademark che va avanti da anni, è l'iPad. Cioè, sono affezionato all'iPad come strumento e lo utilizzo da veramente un sacco di tempo, e quindi la maggior parte dei suoni che ci sono vengono da Animug, che è un'applicazione della Moog che durante il Black Friday costava 99 centesimi tra l'altro. Bello. E che ha dei suoni da paura, insomma. Il re-grand down questo dei Babau. E come registri, diciamo, l'iPad poi lo interfacci a tipo Ableton piuttosto che altra roba, oppure fai... Poi catene di Simpler. Avevo cascate di Simpler, però vabbè, Luigi utilizza altre cose in realtà, quindi prego. Sì, in realtà diciamo che ci incastriamo abbastanza così, perché io di mio utilizzo praticamente quasi solo Ableton adesso, anche lì principalmente per logistica. Poi siamo sempre stati grandissimi fan di tutta la roba free che trovi in giro, perché oltre a trovare delle cose che comunque funzionano, sono equivalenti eccetera eccetera, trovi anche un sacco di cose che magari sono monnezza ma hanno delle applicazioni super pazze a caso, quindi magari fanno una cosa geniale però. Ma sì, esatto, ma poi manco era quello che dovevano fare, però in quel momento ti è venuta fuori così, era gratis, bella lì, bella ci sta. Però per il resto anche lì io più che altro faccio molto utilizzo di strumenti tipo la chitarra, i fiati che registro, e poi dalle sessioni insieme a Matteo tiriamo giù delle banche di suoni, così che posso suonare sostanzialmente o arrangiare tutte quelle robe che abbiamo già registrato. Quindi non mi serve per adesso grosso aiuto da altre cose esterne che non siano le cose basiche, tipo dare Ableton 9 tipo. Allora, se vogliamo ascoltare, per Chunk Food ci sono più modalità d'ascolto secondo me. Bene. Non è quella, cioè tipo da utilizzare proprio come sottofondo mentre continuiamo a parlare. Un'altra invece potrebbe essere, visto che vabbè, va la traccia, mandiamo la traccia e poi ci buttiamo su YouTube, cerchiamo un video tipo di uno sketch tipo di Zelig, Colorado con i brutti, Dado, ce n'è uno di Dado incredibile, shout out to Dado, naturalmente in mute con i sottotitoli attivati. Perfetto. Non è questo, ma secondo me è equivalente se ci sono i sottotitoli. Possiamo anche cercarlo quello, l'altro. Ma sì, è lui, è sempre lui, è solo che tipo... È quello con la cuffietta, è questo il primo. Okay. È quello. Questo. Allora, sottotitoli ci stanno, generati automaticamente, raga. Allora, questa è una performance... super unica per Tuna Tonite e SZ. Stiamo guardando Zelig. Se ci fosse un attentato a Roma, cosa accadrebbe? Il nuovo video generato per Chunk Food di Babau. Ruben. particular motion. Qui è quando fa l'imitazione non razzista del terrorista. Tutti applaudono. Ahmed. Groovy. Stockpile overflow. Reticular motion. Applauso. Reticular motion. Secondo me la comicità di Dado è inarrivabile. È inspiegabile. Una comicità inspiegabile. Che bello, ragazzi. Dopo, cioè, devo capire come riuscire a mettere su YouTube sta roba. Secondo me, se la giro non ce la censurano. Devo trovare un modo, questa cosa non può essere censurata. Beh, parliamone. Ciao, siamo su Tuna Tonite di nuovo con Babau. Sta portando un altro pezzo, no, fermati. Siamo di nuovo su Tuna Tonite. Abbiamo appena guardato un pezzo dei Babau come proposto da Matteo. Abbiamo fatto l'ascolto e la visione contemporanea. Parliamone. Cosa vi ha ispirato questa performance audio-video? È venuta fuori più o meno a caso, veramente. Non mi ricordo bene il motivo per cui siamo arrivati a una roba del genere, se non il fatto che cioè, eravamo entrati un po' su sto filone di video, e diciamo di video comici, di comicità tipo Mediaset, Endemol 2000, e però tipo senza l'audio, solamente con i testi generati da YouTube. Quindi, cioè, eravamo un po' in questo filone qui, ascoltando le cose, quindi i classici della risata del 2000, quindi Poppino la lavatrice, questi personaggi assurdi. A un certo punto però tipo tutti hanno conosciuto, sono entrati nelle case di tutti. Vero, mamma mia. I cervelli di tutti. Io devo dire che Dado, per esempio, l'avevo completamente rimosso. Cioè cioè prima di stasera, forse l'ultima volta che l'ho visto quando avevo, non so, 20 anni, in TV, malaguratamente. Però l'ho rivalutato effettivamente. Cioè questa nuova forma sicuramente mi fa venire voglia di approfondire. Sì, è tragica, no? Come visione, cioè proprio lui come personaggio, quello che dice, non capisci mai il pubblico che applaude in momenti inopportuni. La band ferma mentre ascoltiamo questa performance musicale davvero astratta, bellissima. Ma questo perché? Perché comunque Chunk Food, come un po' larga parte dell'album, specialmente Chunk Food, è anche ispirato a una serie di video che sicuramente vabbè, tu conoscerai per forza, che è i video shred, no? Che doppiano le canzoni, però cioè tipo doppiate come se suonassero male, in modo assolutamente realistico. E per quanto possa essere ridicolo e divertente, in realtà noi, specialmente io, però penso anche molto Matteo, ci siamo nutriti in qualche modo di questa variante, o almeno spin-off free jazz che hanno i video shred, no? Quindi suonare tutta sta roba un po' Capitan Beef, Art Midi, scusate, con tutto questo scenario della commedia metafisica, no? Del numero stand-up comedy metafisico in cui uno fa le cose a caso, dice parole sconnesse, la gente applaude in momenti, come ha detto Matteo, assolutamente inopportuni. La band suona quando non deve suonare, capito? No, infatti io, guarda, dopo questa spiegazione faccio un applauso da grande appassionato shred. Tra l'altro ho scoperto che potrei conoscere una persona che ha fatto uno dei primi shred, proprio io come un fan. Vabbè, capito? Ah sì, grazie! Quello bellissimo delle cose di Kings of Leon. Madò, grande classico. Madò, shout out Kings of Leon. Sì, sì, uscito fuori sta amico mio. No, io sono amico di quello che ha fatto lo shred di Kings of Leon. No! Ma me lo conosce! Vabbè, totale, cioè. Allora, figata, cioè, diciamo che questa deriva Babau per me è completamente nuova. Nel senso, io non vi ho mai chiesto davvero da dove arriva l'ispirazione della vostra musica, e tutto ciò arricchisce tantissimo la visione che ho di voi, e spero che succeda anche ai nostri ascoltatori. Adesso voi avete messo in playlist un altro pezzone, Segnawa. Il pezzo si chiama Istana. Ok, andiamocelo ad ascoltare e poi torniamo a fare due chiacchiere. Istawa. bentornati a tutti. Sì, in realtà questo è un progetto abbastanza famoso, forse anche qui il più famoso progetto di musica sperimentale avanguardia uscito dall'Indonesia, almeno nella storia recente. E, però loro era un gruppo che noi conoscevamo anche molto prima del mio interesse per l'arcipelago, li seguiamo da un sacco e adesso hanno deciso di fare una call, entrano nella loro seconda decade, quindi hanno 10 anni adesso, e adesso il loro obiettivo, almeno secondo quello che hanno detto, è di decentralizzare tutto quanto e iniziare un nuovo cammino. Hanno deciso di iniziarlo con un'uscita che fosse condivisa da più etichette possibili attorno al globo, di cui una o due rappresentative per ogni stato. Quindi appena abbiamo visto la chiamata, che era una open call, cioè chiunque poteva scrivere in realtà, posto che ovviamente chi prima arrivava con la giusta flessibilità prima poteva, diciamo, ricoprire volendo lo stato, con la promessa tra l'altro di aggiungere un qualcosa di valore, di personale all'uscita per ogni parte locale, no? Quindi noi per esempio abbiamo chiesto di farlo uscire insieme a un'altra etichetta milanese con cui collaboriamo un sacco di tempo, che si chiama Communion, e uscirà in cassetta a febbraio. Le etichette sono 38 in tutto, ci sono Phantom Limb, ci sono Yes No Wave e attualmente in realtà una maggioranza di etichette non europee, non degli Stati Uniti, e noi proporremo anche poi a marzo circa, vediamo se riusciamo a starci, una compilation di rework, come farà forse la grande maggior parte di queste etichette. Quindi interessante c'è l'album e il progetto in sé, che comunque è un progetto, se vuoi, anche politico, oltre che un gran disco, diciamo, di metal, di folk metal se vuoi, però c'è anche il fatto che probabilmente uscirà una quantità impressionante di remix di questa roba, cioè non so quanti altri album nella storia ci avranno, che ne so, un centinaio di remix, capito? Perché solo la nostra è 18 persone. Wow. Poi abbiamo sentito che già 2 o 3 comunque lo faranno, quindi alla fine ci sarà tipo 10 versioni di Istana, ma 10 in realtà è minimizzare, secondo me tipo 20. Bello, non vedo l'ora di ascoltarmene tutte e 20 appena mi arriva la droga. Dovremmo fare la compilation di rework delle compilation di rework, tipo. Comunque è fighissima sta cosa. Si può già spoilerare chi avete coinvolto nel progetto? O è tutto top secret? Vai Matthew. Sì, allora chi è che ci ha dato proprio l'ok? Chi è che ha confermato? No, beh, dai, un sacco di persone. Laura Newsday ha confermato. Noi faremo sicuramente. Noi, perché dai, se non confermiamo noi, esatto. Cortex of Light, poi ci saranno anche Wisecrack, ci sarà forse, che altro ci sarà? Boh, è tanti, comunque sono 18. Tetuan, esatto, perfetto, sì. Ci sarà Vacuum Templi, insomma un sacco di nostre collaborazioni, diciamo più verso Milano, Roma, Marche, perché comunque diciamo il constraint nazionale l'ha ridotto comunque al nostro circolo d'amicizie, quindi sono tutti loro più o meno. Personaggio del 2020. Ah, ok, proprio dobbiamo dare il teleratto a un personaggio del 2020. Già. Questo è il nostro teleratto. Il teleratto. Dai Matthew, a chi lo diamo il teleratto 2020? Allora, il teleratto 2020 lo darei a Massimo Boldi, per quel famoso stato su Facebook che ha scritto, che ha sintetizzato il 2020 scrivendo tutto in caps lock: il mondo sta impazzendo. Ha scritto sta cosa e eravamo morto. Il mondo sta impazzendo. Allora, Massimo Boldi, personaggio 2020, confermi Luigi? Teleratto 2020? Guarda, Uno dei teleratti, però sicuramente il teleratto più rilevante, forse. Io forse so per chi è. Comunque c'è qualcosa che non, boh, non so, secondo me il 2020 proprio hanno dei jester un po' della pazzia, proprio delle urla a caso. Hanno Joker, sì, hanno dai. L'hanno Joker, esatto. Joker. È un personaggio Joker. Chi è The Joker? Massimo Boldi. Beh, comunque lui ci ha lavorato tutta la vita sua, per carità. Sì, sì, è vero. Sul personaggio di Joker. Quindi il vero Joker è Massimo Boldi, glielo diamo. Teleratto 2020 d'Arte Tetra. Per il Massimo Boldi, contattaci. Se ti vuoi connettere con noi. L'unico che aveva visto, raga. Lui aveva preannunciato tutto. Boh, l'ha detto un po' in ritardo, in realtà tipo l'ha detto un mese fa. Però è iperstizionale in realtà. Se ne è accorto tardi, come il cantante di 30 Second to Mars, tipo è uscito fuori da casa e detto: che cazzo è successo? C'è più nessuno in giro. C'era stato cosa Jared Leto che stava tipo in una, dove stava? In una comune in India, tipo a meditare. E poi tipo a metà primo lockdown è uscito. Lui pensava tipo di prendere un aereo per andare a casa, e invece è successo qualcosa nel frattempo. Il mondo è impazzito, in capsula. Il mondo è impazzito. Shout out Jared Leto. E Massimo Boldi. E Massimo Boldi. Poi diciamo un'altra domanda, però un po' più vabbè, al di là delle produzioni Babau, fare una piccola classifica della musica o ascoltata nel 2020 oppure uscita nel 2020, dato che ce lo stiamo per lasciare alle spalle questo anno. Allora io dirò una cosa subito, cioè che per come ascolto la musica io, mi è davvero difficile ormai capire che cosa è uscito quest'anno e che cosa no, perché a parte le mega bolle, no? Cioè ok, Oteker, OPN, lo sai che sono usciti, bella, però tipo un sacco di altre cose a un certo punto vengono generate automaticamente col generatore casuale di Bandcamp, che è anche troppo poco casuale volendo, però realmente è una domanda che mi coglie impreparato. Principalmente ti direi tutto quello che è stato fatto uscire da un sacco di gente nella nostra area, ha fatto uscire tantissime robe fiche, le uscite di Pampsichia, di Clem, che è praticamente uscita da un anno. Tutte le etichette di Milano hanno fatto uscire le cose abbastanza fiche. Del Giro Italia in generale e mondiale è stato un bellissimo anno. Se dovessi dirne una a caso che mi viene in mente adesso, che sicuramente è 2020, ho ascoltato molto l'uscita di G. Sudden, che è un producer giamaicano che è stato fatto uscire da Happy Gun. Diciamo questa Enterprise di Jeddes Gengras e Sanaro, di produzione di dancehall digitale super astratta, e quello è stato un mio personale highlight, pur non essendo un album di per sé iper eccezionale. Comunque una roba di quelle che mi ascolto più spesso, però forse perché non me ne vengono altri, non lo so. Ci sta. No, vabbè, qualsiasi cosa vi siete ascoltati in questo 2020 secondo me conta. Dopo io quest'anno ascoltavo principalmente le cose che passava il mio coinquilino Umberto, che alla fine, cioè, ha fatto un po' da MC, da proprio Master of Ceremony in casa durante il lockdown, quindi tipo alla fine tutta la musica che passava più o meno partiva dai suoi ascolti e dalla sua infinità collezione su Bandcamp, e quindi sì, comunque un sacco, cioè pochi riferimenti proprio, cioè un disco in particolare, una bolla grande di cose che boh, magari se dovessi proprio trovare cioè dare un nome, identificare con un nome molte delle cose che abbiamo ascoltato, magari forse, boh, non so, Luigi conferma, è tutto quello che in un certo senso diga Modem, Corretto, sì. Modem, beh, è questa piattaforma, è un programma radio di una radio di Lubiana, Radio Student, e un profilo SoundCloud di base che poi è diventato pure un sito così. E alla fine c'è sto ragazzo che si chiama Mattei e di base ha cominciato facendo una cosa molto semplice, cioè ripostando le cose della gente. È riuscito in qualche modo a creare quasi una community di persone interessate a un genere indefinito, che può essere proprio musica astratta, digitale, contemporanea. E tra l'altro ho fatto anche una compilation in cui ci siamo anche noi e tanti altri amici, che si chiama Bag of Toys, e secondo me quello è un canale interessante se uno vuole scoprire delle robe nuove, diverse. E modem. Dai, allora questa sarà la mia prossima scoperta appena mi metto un po' a scoprire cose. Dunque, c'è un brano che in realtà abbiamo saltato, che era in scaletta, che è Cadaver Mike, track 2. Direi che ci possiamo salutare con questo brano, però presentiamolo se vi va. Diciamo due parole, facciamo un paio di saluti e poi ci ascoltiamo questo pezzone. Allora, Cadaver Mike è un duo di Napoli incredibile di batteria impro batteristica ipercinetica, direi, e turntable, quindi solamente vinili screcciati, maltrattati in varie misure, diciamo, e quindi creano una roba che è veramente loro, per quanto mi riguarda. Io li avevo scoperti perché ero andati a vederli per caso, perché aprivano a Cadaver Ice in Belgio e poi avevo scoperto che erano italiani, quindi li abbiamo tirati dentro a Exotic Esoteric volume 3, in cui uscirà la traccia. Un saluto a Manuel Kopf, che era il suo compleanno anche tipo ieri, o forse ieri, però shout out to Manuel. E sì, and the gang. Vera fonte di magia dei Babau, Manuel Coccia, Plaster Recording Studio, nella leggenda. Producer. Salutiamo producer, polistrumentista, guida spirituale. Per me è più guida spirituale, più wizard. Per questa volta è tutto da Milano, nei nostri cuori anche ovviamente Porto Potenza, Potenza Picena, Civitanova Marche, Berlino, con Babau. Seguiteci, posterò tutti i link, tutte le varie cose dove potete scaricare, ma soprattutto comprare cassette, fatti, cose, non pari fatte. E questo pezzo qua è Cadaver Mike track 2. Alla prossima, ciao. That's